Dopo quattro mesi ritorna Veloce, l'avevamo promesso, ci avremmo provato in tutti i modi a ritornare a parlare di ciclismo, ce l'abbiamo fatta anche per questo che il 14° anno di un progetto televisivo che continua ad andare avanti, noi siamo contenti che lo faccia nella nostra emittente. Per i ringraziamenti tra un po' comincio a salutare gli ospiti e quindi saprete a chi mi rivolgo. Riparte questa stagione di ciclismo addirittura in anticipo rispetto alle scorse stagioni in cui si partiva la prima settimana di marzo. Quest'anno abbiamo scelto l'ultima di febbraio perché il calendario sta per iniziare, allora siamo pronti a partire per questo viaggio che dura fino alla fine di ottobre, quindi iniziamo con il freddo, passeremo tutta la stagione calda per arrivare di nuovo al freddo. Lo faremo io e al mio fianco Luciano Rabottini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti e ben rivisti. Ben rivisto anche a te, sei pronto per partire? 14° anno, insomma c'è anche un po' di emozione. Beh, diciamo che è stato un inverno abbastanza interessante pure, non è che siamo stati fermi, abbiamo seguito soprattutto una stagione ciclocrossistica che in parte ci ha regalato anche delle discrete soddisfazioni. Si riparte con una stagione dove andremo a seguire tutti gli eventi nazionali, internazionali, ma soprattutto come sempre seguiremo il ciclismo abruzzese, ciclismo abruzzese che in passato ci aveva sempre regalato grandi soddisfazioni. Speriamo che da questa stagione appunto si ripossa di nuovo vivere dei momenti brillanti come appunto c'è stato nel passato. Perfetto, parleremo come detto di tutta la stagione ciclistica, ma stasera l'hai nominato tu Luciano, parleremo anche di tanto di ciclocross perché abbiamo il direttore tecnico della nazionale italiana di ciclocross che ci torna a trovare, Fausto Scotti, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Poi con il collaboratore tecnico Luigi Bielli, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti, buonasera. Siamo vicini alla Tirreno Adriatico, tappa da Narni a Prati di Tivo, il prossimo 9 marzo e parleremo con l'assessore provinciale della provincia di Teramo, Francesco Marconi. Buonasera, 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 grazie. Abbiamo parlato di ciclocross, non potevamo non invitare Pasquale Parmeggiani. Ciao. Buonasera. Pasquale, ben ritrovato. E poi Francesco Pedante, ciao Francesco. Sera. Ben ritrovato anche a te. Sulle sedie il nostro pubblico all'interno del nostro studio abbiamo Clemente Pedante, componente della struttura regionale di ciclocross, ben ritrovato. E poi abbiamo i ragazzi della Ferro Metal e dell'Abruzzo Mountain Bike. Ciao ragazzi. Gli argomenti tantissimi, il tempo 90 minuti, ci fermiamo per la pubblicità e poi parte velo numero 1, non cambiate canale. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo.
Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare! Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Di nuovo insieme per questo primo appuntamento con però l'unica rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Innanzitutto partiamo con una prima sostanziale novità dedicata a tutti quelli, e sono tanti, le ringraziamo già da adesso, tutti quelli che ci seguono da casa, la possibilità da quest'anno di intervenire durante la trasmissione. Eccolo il numero in sovraimpressione, 392-623-7060, per rivolgere delle domande, fare delle considerazioni. Ovviamente, lo ripetiamo sempre, purché non siano offensive verso nessuno, noi siamo ben lieti che vogliate intervenire durante la nostra trasmissione. Questa è la prima di una serie di novità che poi vi diremo strada facendo nel corso dei tanti appuntamenti che avremo il giovedì sera, sempre in diretta, sempre a partire dalle ore 21, vi ricordo, canale 14 del digitale terrestre, ovviamente per la regione Abruzzo. Abbiamo detto, proprio in apertura abbiamo presentato gli ospiti, nella prima parte parleremo di ciclocross, in mezzo tanto professionismo perché c'è la Tirreno Adriatico che sta per partire, nel finale ancora tanto ciclocross, ma prima di iniziare, visto che siamo all'esordio per questa stagione 2013, Luciano, parto da te perché ci siamo lasciati alle spalle un 2012 da urlo con tanti successi, soprattutto per la nostra regione.
tanti successi, ma soprattutto tanti appuntamenti, quelli che abbiamo vissuto nel 2012. Questo 2013, che cosa ti aspetti? Che stagione sarà? E poi magari a fine di questa avventura faremo anche un bilancio, riprendendo questo stralcio di puntata. Beh, a livello organizzativo sicuramente le premesse sono veramente importanti, perché appunto, come hai detto prima tu, sul territorio regionale ci sarà fra pochi giorni la Tirreno Adriatico, con due arrivi importanti, sia quelli di Prati di Tivo che quelli di Chieti. Poi ci sarà una tappa tutta abruzzese, quella che arriverà e partirà da San Salvo a Pescara, del Giro d'Italia. Un Giro d'Italia che seguiremo sempre con la massima attenzione per gli interessi locali, ma non solo locali, ma per gli interessi nazionali. Poi ci sarà, come sempre, il Matteotti, un Matteotti che, in cui stanno vedendo anche probabilmente di un cambio di data, o riconfermeranno appunto l'appuntamento estivo della prima domenica di agosto. Quindi a livello organizzativo, soprattutto per quanto riguarda il ciclismo di vertice, avremo sicuramente molto da seguire. Sempre per quanto riguarda a livello organizzativo, noi ci auguriamo che in questa stagione ci possa essere a livello locale, a livello regionale, una ripartenza di manifestazioni anche nelle categorie dilettantistiche, juniores, allievi e soprattutto anche quella dei giovanissimi. Sicuramente non mancheranno gli eventi amatoriali, con delle gran fondo che oramai sono sul territorio già confermate, come quella di Tollo, ma ce ne sono parecchie. Addirittura c'è una gran fondo la prima domenica di giugno a Ripa Teatina, dedicata a Rocky Marciano. Quindi ci saranno veramente eventi importanti anche a livello amatoriale. Poi, per quanto riguarda il discorso degli atleti, noi ci auguriamo che questa stagione 2013 possa regalare veramente delle grandi emozioni, come ce l'ha regalato la stagione 2012. Quindi ci apprestiamo a vivere una stagione di ciclismo a 360 gradi, considerando che andremo a seguire tutte le categorie, il mondo amatoriale, il mondo del mountain bike, e speriamo che appunto da questa stagione possa venire fuori veramente una stagione di grande gloria per il ciclismo regionale. Senti, ti faccio una domanda brevemente, perché dobbiamo cominciare con i nostri ospiti, però a te personalmente, io l'altro giorno mi sono sbilanciato, ho detto tu sei come uno di quei presidenti che dice: guarda, a fine anno non so se si riparte, poi alla fine però ti fai convincere sempre dal portare avanti questo progetto televisivo. Evidentemente oramai fa proprio parte di te. Sì, fa quasi parte del mio DNA. Oramai, esatto. Luciano Rabottini, esatto, rappresenta un po' questa trasmissione. Lo si fa con grande interesse, con grande passione, anche se sappiamo le difficoltà economiche che ci sono in questo momento, sia nella regione ma in tutto il territorio nazionale, fa sì che a volte alcuni ripensamenti ci possano essere. Però far morire un progetto che ha un grandissimo interesse, specialmente a livello locale, un progetto dove l'unico progetto dove si riesce appunto a dare spazio a organizzatori, atleti, dirigenti federali, per far sì che questo movimento abbia l'attenzione che veramente merita. Quindi anche quest'anno stiamo facendo, sia la televisione, io e tutti i nostri sponsor, stiamo facendo un ulteriore sforzo per far sì che questo progetto non vada a morire. Assolutamente. Ci facciamo gli in bocca al lupo da soli, so che non è consuetudine, però alla prima ci stanno tutti. Cominciamo ad entrare nel vivo della trasmissione, perché mentre il ciclismo professionistico, quello su strada, deve ancora entrare nel vivo, il ciclocross invece durante il periodo invernale ha il suo culmine. E allora proviamo a tracciare subito un bilancio, e chi meglio del direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ciclocross, Fausto Scotti, ci può dire quale bilancio alla fine del quadriennio olimpico, insomma, tirando la linea oggi 28 febbraio. Fausto Scotti,
è soddisfatto? Sì, diciamo, intanto vorrei fare i complimenti per questa trasmissione, perché comunque noi veniamo molto volentieri, perché fa parte del bagaglio ciclistico, quindi più si parla di ciclismo meglio è. E quindi ecco, un plauso lo faccio a chi veramente ci mette l'anima per realizzare questo. Fatta questa parentesi, sì, siamo molto soddisfatti, perché comunque noi quest'anno abbiamo realizzato grandissime cose in Italia, anche grazie alla Commissione Nazionale, di cui fa parte anche Pasquale Parmigiani, e Gino Micheletto, il mio collaboratore Luigi Bielli. Abbiamo girato tantissimo, abbiamo iniziato subito da fine agosto fino a 20 giorni fa, tornando dai mondiali di Louisville, 6 tappe del Giro d'Italia del cross, circuiti aperti in tutta Italia, tantissimi bambini, siamo la nazione più importante a livello mondiale con più praticanti donne, quindi siamo più che soddisfatti di questo. Quest'anno siamo tornati da mondiali un po' amareggiati, perché comunque nelle ultime 2 prove di Coppa del Mondo abbiamo raccolto, e quindi eravamo convinti che si poteva portare qualche medaglia in casa. Però comunque noi abbiamo fatto i conti con la sorte, un po' di influenza, un po' un guasto meccanico che non ci voleva, e all'ultimo anche una scivolata al penultimo giro di Eva Lechner, dove abbiamo perso quella medaglia che puntavamo ad avere, perché è quella che manca poi al ciclismo italiano, nel ciclocross, la medaglia femminile. Quindi siamo tornati un po' amareggiati, però comunque sempre grintosi e convinti di rifare ancora meglio. Mondiale sfortunato, vediamo le immagini, mondiale che è anche il movimento internazionale del ciclocross, che anche quest'anno, mi verrebbe da dire, ha un solo protagonista. Sì, diciamo che Marco Aurelio Fontana ha fatto un'ottima stagione, però comunque ecco, analizzando tutto e parlando anche con l'atleta, siamo arrivati a una conclusione dove io a volte dico che ci sono un po', gergamente detto in ciclistica, ci sono delle carambole, e fin quando lui non farà l'attività di ciclocross dal primo di ottobre fino alla fine di gennaio, sarà molto difficile che prenderà questa medaglia, perché ogni volta che arriviamo il ragazzo era molto preparato, abbiamo fatto dei test nell'ultima settimana, vi posso garantire che veramente questo mondiale si poteva vincere, però comunque secondo me il Padre Eterno dà una mano a coloro che per 5 mesi faticano su questa specialità, e quindi alla fine vedo che insomma succedono dei piccoli inconvenienti che a volte neanche vederli, non credi neanche ai tuoi occhi, vedere questi piccoli guasti meccanici che poi alla fine non neanche ci sono stati, ecco, siamo amareggiati, però comunque soddisfatti, perché comunque siamo andati là con un gruppo molto agguerrito per poter portare qualcosa. Nell'ultima prova di Coppa del Mondo a Ogeraide abbiamo dimostrato di essere forti, con Bertolini di nuovo nel podio, la Lechner ha sfiorato il podio all'ultimo giro, quarta, Marco Aurelio Fontana ha fatto un buon terzo posto a Roma, quindi la squadra c'era e siamo partiti con un gruppo un po' ristretto per non spendere troppi soldi, quindi avrei voluto primare più atleti giovani. L'abbiamo fatto con le donne, portando via l'Alice Maria Arzuffi, la Gauz, atleta di 18 e 20 anni. L'Arzuffi era l'atleta più giovane che c'era nel mondiale, 14esima, quindi è un buon risultato. Chiedo anche adesso a Luigi Bielli, considerando la sfortuna e tutto quello che può succedere all'interno di un appuntamento come può essere un mondiale o comunque prove di Coppa del Mondo, quali sono i margini di miglioramento dell'Italia di ciclocross? Cioè questa squadra ha ancora possibilità di crescere? Quanto ha possibilità di crescere? Beh, diciamo ha molto, molto da crescere, perché sono i nostri atleti, sono abbastanza ancora giovani e hanno ancora come punti di riferimento questi atleti che lo fanno già da anno, come Rico Franzoi, che anche lui ha fatto una discreta stagione, anzi diciamo anche buona. E come punti di riferimento da seguire sempre Fontana, dopo il suo terzo posto all'Olimpiade in un altro settore, che è il settore sempre fuori strada, ma nella mountain bike, ma poi abbiamo altri ragazzi che vengono dai settori giovanili. Come parlavamo prima di sfortuna, possiamo anche
prendere per esempio che per tutta la stagione si è lottato Albert, Powells ed anche con Nice la Coppa del Mondo. Loro per pochi punti se la lottavano e abbiamo visto che a Roma purtroppo aveva uno stato febbrile, Nice ha dovuto la persa diciamo in quell'occasione e Powells ed Albert se la sono giocata. Ad Ockereide poi ha vinto la Coppa del Mondo Albert e Powells al Mondiale ha avuto difficoltà, anche lui ha avuto difficoltà meccaniche, quindi si è bloccato il cambio, ha avuto difficoltà in alcuni tratti del percorso e Nice nonostante è sempre un grandissimo atleta, un talento che lo vediamo da molti anni sempre all'apice e ha avuto questa sfortuna che ha perso diciamo, l'occasione di vincere la Coppa del Mondo, se l'è ritrovata tutta davanti al Mondiale a 38 anni vincere di nuovo un campionato del mondo, quindi si può ben sperare tutti quanti noi. Prima Luigi Bielli con un lapsus che definirei freudiano ma nemmeno troppo parlava di difficoltà economiche, però prima Fausto Scotti ha detto per anche lì l'abbiamo fatto per un problema di soldi, insomma anche la componente economica ne vogliamo parlare, come l'attività di ciclocross debba comunque fare i conti con una situazione non semplice, immagino. Ma noi diciamo che la federazione ci permette di lavorare con tranquillità e con dei buoni margini, però comunque non sperperiamo e non spendiamo, perché comunque si cercano dei voli abbastanza convenienti, anche dei voli charter, perché comunque adesso sono diventati molto validi, con garanzie, e quindi troviamo degli alberghi che oramai ci si andava prima ad atleti e ci si continua ad andare con la nazionale, e quindi abbiamo delle agevolazioni veramente buone, dove addirittura sono 4-5 anni che continuiamo ad avere gli stessi prezzi, quindi questo è buono. Riusciamo a fare l'attività, tanta attività, facciamo girare molti atleti per dare l'esperienza e fare l'esperienza, non regalando insomma la maglia azzurra, perché comunque la maglia della nazionale va sudata sul campo e noi quando scegliamo un atleta lo scegliamo e siamo molto meticolosi scegliendoli. Quindi cerchiamo anche di capire quegli atleti che fanno molti sacrifici e che comunque fanno tanti chilometri per raggiungere, e quindi a volte vengono premiati anche atleti di primo anno juniores, a differenza di portare un secondo anno che già ha fatto le sue esperienze. Pasquale Parmigiani, ti tiro subito in ballo giustamente per chiederti, e l'Abruzzo in questo sistema che riguarda la nazionale italiana, l'apporto, qual è stato il movimento abruzzese? L'Abruzzo, come si dice, c'è. C'è. L'Abruzzo c'è. Almeno per fortuna. No, sicuramente c'è, e negli ultimi anni c'è stata, perché ha avuto sempre ragazzi. Uno ce l'hai a fianco, eh? Sì, uno dei tanti comunque. Uno dei tanti. Ragazzi che partiti dal nulla, così per fare esperienza, poi siamo arrivati al punto di partenza. Siamo arrivati al punto di partenza perché la maglia azzurra è un punto di partenza, perché io lo dico sempre ai ragazzi, che per loro deve essere il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Non è una gratificazione, ma è un impegno verso chi comincia a credere in loro per fargli fare esperienza a livello internazionale, e loro devono essere orgogliosi di vestire questa maglia. Noi a livello regionale da qualche anno stiamo facendo dei circuiti con l'impegno dei soliti amici, dei soliti palettatori, quelli che mettono i paletti, e stiamo facendo una bella esperienza. Quest'anno, anche per un po' di sfortuna, siamo arrivati anche quarti alla Coppa Italia Giovanile, appena dietro alle grandi regioni che fanno attività, però diciamo che comunque noi siamo arrivati quarti, il Veneto è arrivato nono, insomma, non è che siamo andati a un punto dal podio. Cioè siamo stati lì, perciò è un bel movimento che cresce. Io volevo riprendere un attimo il discorso che diceva Fausto, quando diceva il nostro movimento sta crescendo, perché da anni lui e anche la commissione insieme alla federazione ha perseguito il fatto di un ciclocross per tutti. Ciclocross per tutti si intende un ciclocross per tutta l'Italia a 360 gradi, inventandosi poi lui con insieme a Luigi questa bellissima cosa che è il Giro d'Italia Cross, dove abbiamo portato anche atleti del nord,
sono venuti a gareggiare nelle regioni del sud, tipo Basilicata, Puglia, eccetera, eccetera. Cioè è un grosso apporto che si è portato al movimento, e basti pensare che all'ultimo cammino italiano eravamo più di 1000 a gareggiare, considerando che era Vittorio Veneto, cioè abbastanza a nord per quelli che... Però c'è da considerare che regioni come l'Abruzzo, come la Puglia, come il Lazio, come la Basilicata portano molti atleti a fare cross. Siamo numerosi, perciò è un movimento che cresce e in tutte le regioni stanno crescendo i circuiti, anche interregionali, in modo di avere anche tutte le domeniche gare ad un buon livello. E questo ci permette poi di ben figurare quando andiamo a fare le gare nazionali e internazionali. Parlato prima dei risultati, allora chiedo a Francesco, insomma, com'è stata la tua stagione di ciclocross, insomma. Sappiamo sì. Che tu ti dividi un po' tra strada, cross, insomma. Sì, quest'anno è stata una stagione, diciamo, positiva. Comunque ero un primo anno under, quindi era dura spiccare, diciamo. Però ho avuto l'opportunità di indossare la maglia azzurra alla prova di Coppa del Mondo a Roma. E quindi diciamo che l'obiettivo in primis era quello e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto esperienza comunque per sicuramente l'anno prossimo puntare a fare una stagione a livello nazionale e al top. Già, non so, il cross è una disciplina un po' destagionalizzata rispetto al calendario della strada, che di solito prende un po' le attenzioni dei media soprattutto, però ecco perché ne diamo spazio, perché essendo un movimento che cresce, un movimento che va tenuto d'occhio, perché dai movimenti di cui spesso si parla meno arrivano le soddisfazioni migliori. Ma guardate, io quest'anno ho seguito molto l'attività crossistica, specialmente a livello internazionale, perché appunto poi ci sono delle bellissime dirette a livello internazionale, ho seguito delle belle prove di Coppa del Mondo in Belgio, in Olanda, dove veramente lì il ciclismo è più popolare del ciclismo su strada, quindi con delle immagini interessantissime, manifestazioni dove c'erano addirittura centinaia di migliaia di persone a vedere il ciclocross. Quindi probabilmente in Italia la cultura del cross non gli diamo quella giusta attenzione, ma io do perfettamente ragione a Pasquale Parmigiani, dove in Italia si sta lavorando benissimo in questo settore, grazie appunto ai nostri tecnici che abbiamo qui stasera, perché in questi ultimi, diciamo, 7-8 anni hanno fatto un lavoro di base molto ma molto importante. E quindi quando c'è la base, nel prossimo futuro sicuramente arriveremo anche a dei risultati eclatanti. A me dispiace molto che quest'anno questa nazionale, come diceva Fausto, poteva arrivare a medaglia. Avevamo appunto Aurelio Fontana, per chi ha seguito un po' il ciclocross, il mountain bike, sappiamo tutti che Aurelio Fontana è uno dei talenti del ciclocross, della mountain bike, colui che ha salvato la nazionale italiana alle Olimpiadi per quanto riguarda il ciclismo a Londra, quindi uno dei grossi talenti che quest'anno, oltre a aver fatto un'attività intensa nel periodo estivo di mountain bike, poi si è cimentato nel ciclocross durante l'inverno, quindi un talento che sicuramente con un po' di fortuna, perché lui quest'anno è stato veramente sfortunato, è stato sfortunatissimo nella prova olimpica, e qualcuno ricorderà l'arrivo di Fontana senza il canotto sella e riuscì ad ottenere un'ottima medaglia di bronzo. Ma questo mondiale obiettivamente con un po' di fortuna poteva riuscire anche nella prova del ciclocross ad essere sul podio. Ricordiamo pure che la prima edizione del mondiale svolta fuori dall'Europa, sì, in America, dove Fontana ha lo sponsor tecnico Canon Dell, che ci teneva moltissimo alla prova di questo ragazzo, però obiettivamente poi quando hai a che fare con la mala sorte devi anche fare i conti con una prova
che, in cui ci si aspettava di più. Poi ho seguito molto un ragazzo interessante nella categoria junior, Bertolini, anche lui poteva essere un uomo a medaglia in questa edizione dei mondiali, ma colpito da alcuni decibi di febbre proprio alla vigilia della prova, però è uno di quei talenti che nei prossimi anni, se continuerà con questa dedizione a questa attività, a questa disciplina, sicuramente ce lo ritroveremo. Quindi complimenti al grande lavoro che hanno fatto, anche se obiettivamente siamo ancora molto lontani dal vertice, anche perché obiettivamente ci sono nazionali tipo quella belga, quella olandese, che sfruttano un'atmosfera particolare nei propri, quindi c'è un grosso interesse, ci sono sponsor, c'è le televisioni che seguono questi grossi eventi, quindi essere alla pari di queste nazioni diventa sempre più difficile, però come ripeto, una grande base, ci vuole un po' di pazienza e sicuramente arriveremo a dei risultati importanti. Perfetto, ci dobbiamo fermare per la pausa pubblicitaria, chiudiamo ma solo per il momento l'argomento ciclocross, lo riprenderemo più tardi, più avanti nel corso di questo primo appuntamento. Appena rientriamo parliamo di professionisti e di Tirreno Adriatico, a tra poco. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19, dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex.
il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Entrati per chi ci segue in diretta, 21:37, ancora in diretta con Velo. Allora, visto che abbiamo parlato della novità degli SMS, andiamo a vedere i primi che sono arrivati. Vedremo chi sarà il primo ad aver scritto questo messaggio. Un saluto al mio direttore sportivo Pasquale Parmigiani e un in bocca al lupo per la stagione al mio compagno Francesco Pedante, Amedeo Di Luigi firmato. Volete rispondere, ovviamente? Ma questo l'avevamo già concordato prima di venire qua. Ah, ok, però non sapevate che ci fossero i messaggi, non no, è possibile. No, no, no. Dalla comunque, prossima ci avrei creduto. No, questo adesso aspettiamo un secondo, vi rubo. Lui è un ragazzo juniores che ha fatto anche fuori strada negli anni passati, ha corso l'anno scorso con Francesco in squadra, è un bravissimo ragazzo che comunque è un ragazzo che fa squadra, sì. E anche il messaggio dimostra che comunque è un rapporto di amicizia all'interno della squadra. Assolutamente sì, Francesco. Sicuramente un grande amico, un in bocca al lupo anche a lui, sono sicuro che quest'anno uscirà. Si sentirà parlare questo ragazzo. E allora lo salutiamo, ciao Amedeo, speriamo di averti qui nei nostri studi. Nei prossimi appuntamenti sono Fausto Di Alano, ma il nostro Di Luca, con che squadra corre quest'anno? Ci sarà la Tirreno? No, perlomeno nella start list provvisoria non c'è. C'era stato un abboccamento durante questo inverno con la Vini Fantini, vero Luciano? Poi per sì. Il momento diciamo che c'è un ancora tutto fermo. C'è un accordo serio tra il corridore e la squadra abruzzese, la Fantini. Probabilmente dovrebbe iniziare tra la Tirreno appena dopo, quindi noi ci auguriamo che nel prossimo futuro lo possiamo ritrovare nelle manifestazioni che contano. Quanto prima, ce lo auguriamo anche per il nostro Danilo Di Luca. Poi con una squadra abruzzese sarebbe ancora meglio. Continuate a scriverci. Intanto vi dico che sta per partire la Tirreno Adriatico. Allora facciamo così: prima ci andiamo a vedere il promo della Corsa dei Due Mari, poi rientriamo per parlarne e avremo anche un collegamento telefonico. Between two seas. There's a way. Of a thousand-year tradition. After 7 days battle, and a crowd of brave fighters, eh sì, solo uno sarà il
vincitore della Tirreno Adriatico, la Corsa dei Due Mari, che si porterà a casa il tridente della vittoria finale. L'anno scorso lo vinse Nibali, due anni fa Evans, Luciano, l'Albo d'Oro, insomma, possiamo dirlo, è di assoluto rispetto. Aspetta, so già che cosa vuoi dire, ti fermo, poi ci parli dell'Albo d'Oro, però prima, che Tirreno Adriatico sarà? Abbiamo un po' scorso la lista dei partenti, davvero di grandissimo profilo. Ma veramente quest'anno è una Tirreno da seguire con tantissima attenzione, perché praticamente ci saranno tutti, da Nibali, Evans, Contador, Fromm, Rodriguez, Cavendish. Sì, poi velocisti, però per quanto riguarda la vittoria finale sicuramente, e da vedere anche Contador con quale condizione arriva a questo grandissimo appuntamento, sì, alla vigilia della Milano-Sanremo. Quindi tappe interessanti, noi ne avremo due da seguire con parecchia attenzione, sarà quella appunto di Prati di Tivo e quella di Chieti. Prati di Tivo che si ripropone dopo l'edizione bellissima dell'anno scorso vinta da Vincenzo Nibali, e poi ne andremo anche a parlare con l'assessore Francesco Marconi di come appunto Prati di Tivo si sta apprestando a rivivere questa grande emozione. Però prima di parlarne con l'assessore Francesco Marconi, io saluto e ringrazio per essere intervenuto all'interno di Velo Mauro Vegni, direttore operativo di RCS Sport. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera. Allora, che corsa ci dobbiamo aspettare questa Tirreno Adriatico, che apre un po' la stagione delle corse RCS che passerà anche dalla nostra regione? Si parlava dei tanti big che la correranno. Ma io mi auguro che sia una bellissima corsa per tutti i telespettatori e per coloro che verranno a vederla sulle strade. La partecipazione è sicuramente degna, ma non so neanche cosa dire, è molto di più di quella che ci si possa aspettare in una qualsiasi grande corsa, e quindi credo che i corridori siano all'altezza di dare lo spettacolo che questa corsa merita e che la gente che verrà a vederlo merita. Per quanto riguarda le tappe abruzzesi, ci sarà prima quella da Narni per arrivare fino a Prati di Tivo, insomma non una tappa semplice, e poi quella da Ortona a Chieti. Che tappe saranno queste? Ma dunque, noi nel disegnare la Tirreno Adriatico abbiamo adottato un po' lo stesso metro che adottiamo, ovviamente in misura, in scala ridotta, del Giro d'Italia. Abbiamo praticamente una crono a squadre e chiudiamo con una crono individuale. All'interno un paio di tappe per velocisti, una tappa di montagna, chiamiamola di montagna, ovviamente siamo a marzo per cui non si può salire molto in alto, ma insomma 1450 di Prati di Tivo è la cosiddetta tappa di montagna, il tappone di montagna. E poi dopo avremo la tappa di Chieti, che è una di quelle tappe nervose che sicuramente lasceranno il segno sulle gambe di molti corridori. Insomma, due tappe veramente interessanti, e non a caso sono sabato e domenica. Una specie di Giro d'Italia in miniatura, sostanzialmente, pare di capire, da come nelle intenzioni dell'organizzazione. Ma sì, indubbiamente, oggi la gente vuole sicuramente vedere un po' tutto quello che il ciclismo può offrire, dallo spettacolo della crono a squadre all'impegno individuale della crono finale di San Benedetto, ma soprattutto vuole vedere i protagonisti della stagione sulle salite, perché poi insomma il ciclismo, di fatto, al di là che va anche lui sulla modernità, deve comunque mantenere quelle che sono le sue caratteristiche tradizionali, quindi la fatica, i suoi valori forti, insomma fatica, sudore, e questo è quello che vuole la gente. Per quanto riguarda, vi faccio una domanda, per quanto riguarda le corse RCS, ovviamente ci metto dentro anche il Giro d'Italia dell'anno scorso, ovviamente, parlava prima delle cronometro, c'è un po' questo proliferare di cronometro individuale anche a squadre, che prima non se ne vedevano tantissime, è proprio una scelta mirata di RCS? Ma diciamo che intanto
la crona squadre è secondo me molto più spettacolare della crona individuale, anche perché intanto lo spettacolo si concretizza in minor tempo di quello che invece è la crono individuale, che per certi versi è già difficile da comprendere come gesto tecnico alla maggioranza dei telespettatori, quelli che non sono esattamente dei tecnici, insomma. Per cui è chiaro che la crono squadre ha un suo valore diverso. Come dicevamo prima, la Tirreno, come i grandi giri, si devono affrontare tutte le categorie di atleti, per cui ci sono sicuramente tappe per velocisti, tappe per finisseur, tappe per scalatori, in maniera tale, insomma, che sia rappresentato e rappresentabile tutto quello che è il ciclismo attuale, ecco. Luciano, vorrei fare una domanda. Innanzitutto ti ringrazio Mauro per l'impegno che avevi preso con noi. Io ti volevo dire, tra gli impegni che avete nel prossimo futuro, sicuramente sabato prossimo le strade bianche, ma soprattutto quella di domenica, la Roma Massima, una grande classica che va a riprendere un po' il Giro del Lazio, questo probabilmente il pubblico del ciclismo vi ringrazierà tanto, perché il Giro del Lazio era nel cuore del movimento ciclistico nazionale per quella grande classica che negli anni 80 probabilmente era dietro solo a Sanremo e Lombardia. L'idea di riprendere questo grande evento, come nasce, e soprattutto speriamo che ci sia futuro. Ma guarda, io intanto ti ringrazio della domanda, perché poi normalmente si parla sempre di Giro, si parla sempre fortunatamente di Tirreno, ma insomma diciamo che il Giro la fa un po' tanto da padrone, giustamente. Però mi piace anche parlare di altre cose, come appunto delle strade bianche e della Roma Massima. Le strade bianche e la Roma Massima rappresentano un progetto della nostra azienda di un weekend di alto livello. Riteniamo che queste, per motivi diversi e per caratteristiche diverse, siano due eventi unici, due grandi classiche che speriamo in breve tempo rappresentino un punto di arrivo del ciclismo italiano. Le strade bianche perché comunque nella modernità dei mezzi meccanici che si sviluppano sempre di più, è un ritorno comunque alle origini, per cui le strade bianche inteso come origini, quindi la storia comunque nella modernità. Il Giro del Lazio, oggi Roma Massima, è semplicemente un progetto di riportare in quello che è la nostra capitale, quindi quello che è uno dei patrimoni culturali, storici più importanti del mondo, riportare il grande ciclismo. Il grande ciclismo mancava lì da una decina di anni a Roma. Avevamo provato nel 2009 con il Giro d'Italia, però il Giro d'Italia può solo qualche volta arrivare a terminare a Roma, però avevamo l'esigenza appunto di riproporre qualcosa di duraturo e di continuativo a Roma, e riteniamo che questa delle strade bianche possa essere, questa della Roma Massima possa essere sicuramente un evento che sia degno di Roma e del grande ciclismo, insomma. Ecco, io sono contento dell'affetto che i tifosi hanno dimostrato e hanno accolto questa iniziativa, perché vuol dire che veramente, come dicevi tu, mancava da parecchio e si sentiva la necessità. E poi ti volevo dire, anche sul percorso probabilmente avete anche azzeccato, perché avete riproposto quasi per totale i percorsi tradizionali del Giro del Lazio, quindi con un finale sui Colli Romani, ma soprattutto l'Appia Antica, quindi ci sarà un tratto di pavé nel finale, quindi penso che il pubblico si possa innamorarsi di questa grande classica del ciclismo. Sì, anche se a onor del vero bisogna dire che non è
il circuito classico finale del vecchio Giro del Lazio, perché nel 1999 con il Giubileo fu ridisegnata e fu ristrutturata tutta l'Appia antica, e quindi tu che probabilmente l'hai corso sai benissimo che si correva ai bordi della strada, perché sui lastroni dei romani non si poteva andare con le biciclette. Purtroppo giustamente per certi versi nel risistemarla hanno ricostruito il marciapiede laterale e quindi non è possibile percorrerla come una volta, però comunque la parte finale di Roma con l'Appia antica e tutte quelle che sono le vestigia storiche sicuramente faranno da gran cornice a questo evento. Un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente per la grandissima disponibilità, proprio perché si parla di media, di comunicazione, noi facciamo una trasmissione di ciclismo, però è notizia recentissima dell'accordo tra RCS e la RAI per le gare proprio organizzate da RCS. Soddisfatti? Immagino di sì. Ma sicuramente, voglio dire, Rai, allora il Giro d'Italia è un grande evento, non solo sportivo, è un evento di cultura, è un evento che ha segnato un po' anche lui, come dire, i passi del nostro paese, e credo che la Rai in questo abbia accompagnato ugualmente il processo di crescita del nostro paese. E allora quale miglior partner di Rai in questa avventura? Sicuramente i tempi sono tempi difficili per tutti, ma non riteniamo che non poteva andare diversamente da comandate. Siamo molto felici anche perché Rai in questo si è proposta con un piano comunque di sviluppo, di miglioramento del prodotto, che è molto importante anche per noi che lo realizziamo. L'ultimissima domanda gliela fa il direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ciclocross, Fausto Scott. Sì, buonasera. Io intanto la mia non era una domanda, è soltanto dei complimenti per aver riportato di nuovo questa grande classica a Roma. E oggi proprio ero in Campidoglio parlando con le istituzioni, erano molto felici di questo ritorno, quindi io rigiro i complimenti sia a Mauro che all'azienda che rappresenta, perché comunque è un grande ritorno e lo ringrazio a nome anche della città che rappresento, che anche lui rappresenta. Sì, esatto, perché poi insomma è la città nella quale sono cresciuto e nella quale soprattutto sono cresciuto ciclisticamente, insomma, per cui devo molto a questa città e sono molto contento di fare qualcosa per lei. Perfetto, grazie a Mauro Vegni, direttore operativo di RCS Sport, in bocca al lupo per le corse che verranno, le strade bianche, la Roma Maxima e poi la Tirreno Adriatico. Arrivederci, a risentirla. Buona serata a tutti. Grazie a Mauro Vegni. Stavamo parlando della Tirreno Adriatico e dell'Albo d'Oro. Albo d'Oro fantastico, macchiato per un anno da... Ho quasi rovinato questa corsa. Hai rovinato e sei nel responsabile. Nel 1986 ti sei reso responsabile di aver macchiato un Albo d'Oro. Scherziamo, ovviamente. Beh, sicuramente rimane la più grande soddisfazione professionale che ho avuto, una edizione veramente anche molto particolare, perché in quell'edizione c'erano ben 8 campioni del mondo: Hinault, Fignon, Lemond, Zotemel, Kuiper, Knet, Ras, stranieri, ma c'era Moser, Argentin, c'era Bugno, cioè era veramente un'edizione grandissimi campioni. Ho avuto la fortuna nella prima tappa di arrivare con un paio di minuti e 30 secondi di vantaggio, e poi probabilmente con un po' di fortuna ma con molta abilità sono riuscito a vincere quell'edizione dietro un grande Francesco Moser. Complimenti, Luciano, soprattutto per le persone che ti sei messo alle spalle. Il 9 marzo si corre la Narni Prati di Divo. Assessore Marconi, che oltre ad essere un uomo delle istituzioni è anche un super appassionato di biciclette, oramai lo avete imparato a conoscere. Allora, assessore, che tappa ci aspettiamo, quello che arriva nella provincia che lei rappresenta? Prati di Divo, si sale. Sì, ma diceva prima l'amico Pasquale, l'Abruzzo c'è, io rispondo e aggiungo, la provincia di Teramo c'è.
questa bellissima tappa, la Narni Prati di Tivo, che si correrà il giorno 9 marzo, quindi sabato, una tappa stupenda, meravigliosa, voluta fortemente, e di questo io lo ringrazio, spero che stia seguendo la trasmissione il direttore Mauro Vegni, appunto dal direttore, questo arrivo a Prati di Tivo. Devo dire onestamente che i primi contatti che ci sono stati nel periodo autunnale avevamo dato una risposta negativa allo svolgimento di questa tappa, purtroppo per le grandi problematiche che hanno gli enti locali, ma in particolar modo le province, con i tagli che sono stati effettuati. Dicemmo subito che non era possibile per quest'anno riproporre questa manifestazione. Noi come amministrazione, tra l'altro, abbiamo sempre creduto diciamo nel ciclismo per promuovere il territorio della provincia di Teramo. Ci abbiamo creduto già dal 2010 con tappe del Giro d'Italia, tappe sia di partenza che di arrivo. Ci siamo ripetuti poi 2 anni con la Tirreno Adriatico, anche per quanto riguarda il Giro Bio, diciamo che abbiamo dato il nostro supporto affinché già per i 2 anni passati si è svolta questa importantissima corsa a livello dilettantistico nella provincia di Teramo, e anche quest'anno molto probabilmente verrà riconfermata, diciamo così, anche 3 o 4 tappe in provincia di Teramo. Quindi la provincia di Teramo ha sempre creduto, l'amministrazione Catarra ha sempre creduto nel ciclismo per veicolare il nostro territorio. Riteniamo che il ciclismo sia lo sport migliore per testimoniare la bellezza di un ambiente, di un territorio come quello della provincia di Teramo. Noi abbiamo il mare, la collina, la montagna, e tutto questo lo possiamo far vedere non solo sui canali RAI, quindi nazionali, ma anche a livello internazionale. Lo scorso anno la tappa dei Prati di Tivo è stata la più vista in assoluto delle 7 tappe della Tirreno Adriatico, con oltre 1 milione di telespettatori in diretta, più tutti gli altri telespettatori in streaming e negli altri paesi del mondo collegati con questa tappa, quindi un enorme successo da un punto di vista così di promozione di Prati di Tivo. Poi ricordare la tappa dello scorso anno con ai lati la neve, con questa giornata stupenda di sole, con Nibali poi, insomma, che agli ultimi chilometri è riuscito a vincere la tappa, naturalmente anche questo ha contribuito, penso, no, a fare di quella tappa la tappa regina della Tirreno Adriatico del 2012. Quest'anno, mi diceva prima, c'è una leggera modificazione del percorso rispetto all'anno precedente. Sì, lo scorso anno la tappa praticamente partì dalla città di Martinsicuro per svolgersi poi tutto all'interno della provincia di Teramo, quindi attraversando un pochettino diversi comuni della provincia. Quest'anno invece, partendo da Narni, quindi ci sarà un attraversamento del passo delle Capannelle per poi scendere da Aprati e quindi imboccare la strada per Pietracamela ed arrivare fin su a Prati di Tivo. Quindi sarà un po' meno, diciamo così, il tratto finale diverso certamente da quello dell'anno scorso, ma certamente non meno difficoltosa, perché prima di arrivare a Prati di Tivo ci sono altri due passi abbastanza impegnativa, quindi la tappa di quest'anno sarà certamente ugualmente tecnica come quella dello scorso anno. Noi ce l'auguriamo. Luciano? Sì, volevo fare una domanda e una curiosità a Francesco Marcone, appunto l'assessore. La Gazzetta ha sempre dato molto risalto a questa provincia di Teramo, con degli arrivi di tappa del Giro, ma soprattutto mi ricordo negli anni 90 con le famose prove dello scalatore. Come mai questo bel feeling che avete con, appunto, gli organizzatori della Gazzetta? Ma oddio, Luciano, io sai della mia grande passione del ciclismo e della mia amicizia con personaggi che sono all'interno, diciamo, dell'organizzazione, e quindi tutto questo mi ha permesso di avere una interlocuzione diretta con gli organizzatori.
Tutto questo poi si è andato a concretizzare con il fatto appunto di quell'indirizzo politico che noi come giunta abbiamo dato, e cioè quello di veicolare il territorio attraverso questo sport meraviglioso che è il ciclismo, ma che non c'è altro sport che potesse meglio del ciclismo veicolare il nostro territorio. Quindi diciamo, ecco, io di questo devo ringraziare naturalmente Maurizio Formichetti, mio amico, ma immagino insomma conoscente, amico di tutti, con il quale abbiamo cercato di riportare ad un certo livello, lui naturalmente molto prima di me, il ciclismo internazionale sul nostro territorio. Penso che ci siamo riusciti anche grazie all'aiuto di sponsor che sono vicino al ciclismo. Però ecco, permettetemi quest'anno di ringraziare, purtroppo non è potuto essere presente il sindaco di Pietracamela questa sera qui in trasmissione, però lo ringrazio perché l'amministrazione comunale di Pietracamela si è fatta carico dell'intero importo della tappa di arrivo a Prati di Tivo. Noi come provincia, ecco, siamo stati gli interlocutori diciamo tra RCS e Pietracamela. Tra l'altro, oltre ad essere gli interlocutori, abbiamo fatto in modo che questa tappa potesse avere un costo veramente molto molto basso. Ecco, di questo di nuovo ringrazio il direttore Vegni perché ecco, ha consentito che tutto ciò potesse avvenire grazie a questo sacrificio che comunque loro hanno fatto. Quindi io ringrazio l'amministrazione comunale di Pietracamela perché si è assunto l'onere, diciamo così, economico di sopportare appunto la tappa che arriva a Prati di Tivo. Domattina ci sarà la presentazione in provincia, se non erro, in anteprima però noi abbiamo anticipato di qualche ora. Parlava prima del rapporto con le amministrazioni locali, anche a livello logistico immagino, voi come provincia avete fatto un po' da supervisori con tutti i posti dove passerà, dove si passerà. Certamente, la sì, anche questo, proprio stamattina abbiamo fatto una riunione con diciamo, il responsabile della viabilità e con l'assessore Romandini per vedere un po' le difficoltà diciamo, sulla strada, perché purtroppo le ultime nevicate hanno causato qualche problema diciamo, al sistema viario. La prossima settimana ecco, saliremo lungo la salita per Prati di Tivo per sistemare, diciamo così, le ultime cose, però saremo senz'altro pronti per far sì che la tappa del 9 di marzo sia ricordata naturalmente da tutti i teramani, ma che possa essere certamente un biglietto da visita della nostra provincia e certamente dei Prati di Tivo, che lo ricordiamo è una stazione sciistica importante, la più importante che abbiamo in provincia. Quindi dopo il grande sci arriva anche il grande ciclismo. Ci dobbiamo fermare per l'ultima volta per questa sera, vi ricordo l'appuntamento, sabato 9 marzo c'è la Narni Prati di Tivo. Ovviamente nella prossima puntata affronteremo anche la questione relativa alla Ortona Chieti. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi l'ultima parte di Verona. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade
portano a Epica. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesia e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Eccoci rientrati per l'ultima parte di Velo. Abbiamo 20 minuti per chiudere questo esordio della nuova stagione. So che c'era un messaggio, prego la regia di mandarlo in onda, la regia che ringrazio ovviamente. Sono sempre Fausto da Alanno, grazie che ci segui da Alanno innanzitutto. Sono ancora avvelenato per l'esclusione dell'Acqua e Sapone dal giro, inducendola a smettere quest'anno tutte le professional ammesse. Io non ci vedo chiaro, dice Fausto. Tu, Luciano, ci vedi chiaro? Beh, diciamo che la Gazzetta, dopo l'esclusione dell'Acqua e Sapone, probabilmente è stata attaccata molto dai media, dai tecnici, dagli appassionati. Quindi quest'anno ha fatto sì che quell'errore della stagione scorsa non si ripetesse. E fortunatamente le squadre italiane ci saranno tutte, quindi quest'anno vedremo un Giro d'Italia con molti italiani e speriamo che l'Acqua e Sapone possa anche rientrare nel giro di poche settimane anche nel grande ciclismo, perché
ci sono delle situazioni in fermento, quindi noi ci auguriamo che questo grande sponsor possa rientrare, possono rientrare anche loro nel grande ciclismo. Ci auguriamo tutti, ovviamente salutiamo l'assessore Marconi che ci ha lasciato durante la pubblicità, lo ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Prima di tornare al ciclocross ti faccio una domanda flash, la Tirreno Adriatica la può vincere Peter Sagan? No. Sai perché te lo chiedo? Perché potrebbe vincere una tappa, due, però è un grande protagonista, però non penso che su una salita come Prati di Tivo possa reggere. Poi, sai, è in grande condizione, è un grande talento del ciclismo, da lui ci si può aspettare di tutto e di più, però... Però è già in forma questo ragazzo, cioè è un talento, giustamente come dici tu, che ha fatto tutto il 2012 alla grande, ha iniziato il 2013 alla grande, possiamo vedere le immagini, ha vinto il Gran Premio di Camaiore... Insomma, diventa difficile anche confermarsi, eppure questo ragazzo giovanissimo. No, lui è un grandissimo talento, però ha degli obiettivi diversi, inizia ad avere l'età giusta anche per aspirare a vincere una Milano-Sanremo, quindi se tu vuoi vincere una Milano-Sanremo devi equilibrare molto la preparazione a questo grande appuntamento, quindi se lui dovesse far classifica alla Tirreno potrebbe compromettere molto la sua condizione in vista dell'appuntamento, secondo me, principe di questo atleta, sì, che potrebbe essere la Milano-Sanremo. Quindi io vedo un grande Sagan alla Tirreno, ma sempre in proiezione prima grande classica mondiale, appunto la Milano-Sanremo. Facciamo i complimenti a Peter Sagan perché ha vinto il Gran Premio di Camaiore, vedete nelle immagini, mettendosi alle spalle Diego Ulissi e Rinaldo Nocentini nella volata finale, 64esimo Gran Premio di Camaiore, adesso mi sfugge il numero della edizione, però questo ragazzo è davvero un grandissimo talento, c'è da poi dire. Poi oggi obiettivamente è stato, non dico fortunato, è stato bravissimo perché ha sfruttato al meglio una grande condizione di corsa, però come vediamo ha avuto anche nel finale di corsa Moser, uno sì, che gli ha tirato la volata per oltre un chilometro, quindi non ha avuto poi grosse difficoltà ad imporsi in questa volata. Già buona gamba per Vincenzo Nibali, passato all'Astana dalla Liquigas, insomma lui che dovrà difendere proprio anche in Abruzzo a Tirreno Adriatico 2012. Un atleta polivalente perché comunque siamo fuori dal ciclocross, è arrivato terzo al mondiale di Treviso, quest'anno ha partecipato a 4-5 gare internazionali tra cui la gara ad invito di Bonen dove c'erano 60.000 persone a vederlo e dove Matteo Trentini è arrivato quarto. Atleti polivalenti che comunque, ecco, facendo strada e cross d'inverno, continuo a dire sempre, meglio farli muovere che chiuderli dentro una palestra. E allora riapriamo la parentesi del ciclocross, perché stavo parlando durante la pausa pubblicitaria del fatto che Fausto Scotti è anche organizzatore del Memorial che porta il nome del papà, Romano Scotti, giorno dell'Epifania, 6 gennaio. Sì, abbiamo iniziato con i campionati nazionali nel 2011, successivamente abbiamo fatto la Coppa Italia giovanile e la tappa di Giro d'Italia del cross e quest'anno abbiamo tentato questo salto nell'organizzare una prova di Coppa del Mondo dove siamo stati premiati come la terza prova migliore, quindi dietro ad Hoogeride e Kokshide, due real track, due grandissime in realtà con 110.000 persone, 70.000 persone, quindi siamo molto soddisfatti di questo. Volevo agganciarmi anche di nuovo al discorso dell'acqua e sapone, dove veramente faccio un plauso alla famiglia Masciarelli, che tutto l'anno sia Simone che Andrea hanno fatto tutte le gare di ciclocross dall'inizio alla fine e spero che comunque, ecco, si sistemino per continuare a fare la loro specialità su strada. Ex crostisti, comunque Andrea ha dimostrato quest'anno di essere un atleta di spessore. Sì, è un buco quello dell'acqua e sapone, Luciano, a cui noi abruzzesi facciamo fatica davvero ad abituarci. Speriamo sempre che si
torni a colmarsi quel vuoto? Beh, ci sono dei discorsi aperti, probabilmente speriamo di recuperare perlomeno uno sponsor che ha dato grandissimo ossigeno non solo al ciclismo di vertice, quindi ai professionisti come squadra, ma soprattutto poi è stato uno sponsor che ha dato ossigeno anche alle società di base, alle organizzazioni. Sì. È sponsor di questo progetto televisivo da oramai 14 anni, quindi è un'azienda questa che ha dato tanto e si sta lavorando per poter recuperarla nel nostro ambiente. Quindi speriamo che perlomeno questa azienda venga recuperata, perché in questo momento di economia difficile anche il nostro sport fa molta molta fatica. Quindi noi ci auguriamo che questo sponsor torni al più presto nel nostro ambiente. Io volevo un attimo tornare sull'edizione del Cross di Roma, perché ho sentito pure che nel prossimo futuro ci potrebbe essere anche un campionato del mondo a Roma, Fausto. Sì, abbiamo fatto una riunione molto interessante con l'Unione Ciclistica Internazionale a Louisville in America, nel Kentucky, e si è parlato un po' di quello che può essere il futuro, uscire dal Belgio e l'Olanda, Nord Europa, per poter portare i grossi eventi in Italia. È un progetto molto interessante, la loro proposta è quella di offrirci le prossime 3 prove di Coppa del Mondo, i 3 campionati del mondo Master e nel 2017 i mondiali di ciclocross a Roma. Quindi adesso stiamo lavorando su un discorso e vedere un po' se si può affrontare questo dialogo e vedere se i nostri sponsor che ci hanno sostenuto fino adesso possono continuare per i prossimi 4 anni, perché è un impegno di 4 anni che comunque è fatto da grandi persone, perché comunque dietro io ho un gruppo di persone che sono tanti volontari, ma sono amici, sono appassionati come me, che comunque ti danno una mano. E essere premiati in un palco mondiale in America come terza prova di Coppa del Mondo migliore dal primo anno che la fai è una cosa veramente buona, ci fa veramente ben sperare per il futuro. Fausto, una domanda. Stavi aprendo una parentesi prima, mentre si vedeva le immagini della vittoria di Sagan, per quanto riguarda gli stradisti. Gli stradisti devono fare ciclocross, ma perché devono fare ciclocross anche nel periodo invernale? Ma secondo me la cosa importante di base è quello di saper guidare meglio, perché comunque alla fine riesci anche a capire nelle giornate di freddo, dove c'è un po' di pioggia, che atmosfere mettere le gomme, perché comunque a volte vediamo che ci sono delle cadute non indifferenti. Ecco, io mentre si parlava della tappa di Chieti mi ricordo che 4 o 5 anni fa nella tappa di Chieti è bastato un po' d'acqua che come toccavano i freni andavano giù, quindi avere un'atmosfera di 10-11 atmosfere sulle ruote è un po' pericoloso. Ho visto a volte delle gare in Belgio su strada, perché comunque anche le squadre di ciclocross fanno attività su strada, la BKCP fa oltre 65-70 gare su strada per preparare l'attività di ciclocross. E mi è capitato una gara di seguirli e vedere cambiare completamente il tempo, è incominciato a piovere e davanti c'era una fuga con dentro Albert, si è fermato a sgonfiare un po' le gomme, è rientrato e poi ha vinto la corsa. Quindi l'ha vinta perché comunque ha saputo capire che nel finale che c'era un circuito, c'era un po' di pavè, è entrato con 2 atmosfere in meno e gli altri hanno dovuto frenare, lui è entrato tranquillamente con 100 metri di vantaggio e è riuscito a vincere. Fausto, io mi ricordo negli anni 80 anche i grandi campioni del ciclismo su strada, vedi Moser, Panizza, Saronni, tutto sommato facevano attività crossistica. Adesso nelle culture un po' è cambiato, che cosa sta succedendo? Perché non si consiglia a uno stradista, un ragazzo specialmente, non dico adesso il campione di vertice, però un ragazzo, un dilettante, un direttore sportivo dovrebbe capire effettivamente l'importanza di questa attività alternativa alla strada. Perché non riusciamo a tramandare queste filosofie? Ma io consiglierei a tutti i direttori sportivi di non solo di far fare ciclocross d'inverno, ma anche mountain bike, perché comunque
si lavora all'aperto, la capacità polmonare aumenta, si bruciano più calorie d'inverno che d'estate e quindi ci si mantiene sempre nel peso forma. Il problema è che sono cambiate tante metodologie di allenamento e purtroppo non c'è più l'atleta che tutto l'anno si vedeva nelle gare. Adesso puntano una gara, puntano una stagione, puntano un giro a tappe e quindi alla fine sono abbastanza pilotati, come quando si mette una radiolina a un atleta e gli si fa tutta la corsa. E ecco, quelle sono delle cose che comunque quando noi vediamo le gare in TV e sappiamo che c'è un arrivo in volata e davanti ci sono 12 corridori con 8 minuti, sappiamo già da subito che verranno ripresi, perché comunque con i calcoli che vengono fatti in macchina e comunicandoli agli atleti che possono guadagnare 5 secondi a chilometro, la gara arriva in volata. Tolerare completamente le radioline e ritornare al ciclismo vero, a quello veramente garibaldino, dove comunque si vede l'atleta più forte. Luciano, sai che Fausto Scotti, ma credo anche Luigi Bielli, se la perderanno la tappa di Prati di Tivo, perché il 9 marzo sarete impegnati in un incontro a Roma per tracciare un po' quelle che saranno le linee programmatiche del futuro. Che futuro pensate che abbiamo all'orizzonte? Ma noi stiamo lavorando molto anche con la Commissione Nazionale, si sta lavorando, è il terzo meeting nazionale del ciclocross che si fa, tra cui questa la devo sottolineare perché comunque è stata un'idea di Pasquale Parmigiani, componente della Commissione, che ha detto incominciamo a crescere e fare questa cosa. Per i primi 2 anni è stata fatta in Abruzzo. Sì, l'anno scorso, se non vado errato, a Pineto. A Pineto, in occasione dei campionati nazionali esordienti primo anno, e quest'anno l'abbiamo fatta a Roma in occasione della fiera del ciclo, in modo che così una volta che hanno finito questa riunione possono anche visitare tutti i padiglioni, perché c'è la fiera delle moto e del ciclo. Ma comunque ecco, è abbastanza importante perché comunque lì si fa uno scambio di idee, si riorganizza la stagione nuova e si capisce come si può riniziare a lavorare e con quale persone lavorare. Pasquale, questo dialogo, questo confronto magari anche aperto su diverse tematiche fa bene all'intero movimento? Ma fa bene, era un mio pallino, fa bene perché a me piace molto ascoltare e io penso che dialogando e parlando si riesce comunque alla fine del convegno ad avere qualcosa in più tutti quanti. Noi abbiamo messo insieme, noi non dobbiamo parlare di ciclismo, ciclocross come un evento che si fa solo al nord. Fausto ne ha fatto una questione di vita o di morte questa cosa. Noi della Commissione siamo stati partecipi e io che sono di qui, per me è stato un onore questa cosa e io lo raccolgo proprio a volo, perché spostandosi dalle regioni che sono oramai che erano consacrate come attività di ciclocross e portandolo al sud, dove magari ciclocross c'era la voglia di farlo perché c'è sempre stata, però comunque portandogli i grandi eventi, perché comunque poi alla fine i grandi eventi fanno innamorare anche le persone, attraggono i grandi personaggi. Io ho visto che facendo questi convegni ho visto molta partecipazione dei comitati regionali e questo va dato atto ai comitati regionali che hanno creduto e anche alle strutture tecniche regionali, ai referenti, perché comunque a prescindere da tutto quanto sono appassionati, perché per fare attività nel ciclismo bisogna essere appassionati in tutte le specialità. Una cosa importante è la multidisciplinarità, quando si parlava di multidisciplinarità, però la cosa più importante è svecchiare un po' il nostro movimento. Io sono uno di quelli vecchi. Cioè, noi a livello di mentalità ci dobbiamo svecchiare, dobbiamo essere più aperti verso la multidisciplinarità. Io sinceramente sono orgoglioso di quello che ho fatto per il fuoristrada nella regione Abruzzo in questi anni e veramente devo fare un plauso anche a chi ha raccolto anche l'idea, e uno di questi è Antonio Petrucci, che a Penne sta costruendo da solo un parco dove ci si può fare attività fuoristrada. Insieme all'amministrazione comunale sta facendo una cosa importante, molto bella,
Sto facendo una cosa dove tutte le specialità della fuoristrada possono andarsi a esibire in quest'area protetta e sicura, e questo veramente è un grosso merito che gli va dato. Ci sono ragazzi della nostra squadra che si vanno a allenare, anche oggi sono stati lì, perciò è un grosso passo avanti. Se cominciamo da questo, verranno fuori. Come diceva Fausto, noi abbiamo bisogno di avere, io ho sentito il nostro presidente federale che ha detto la rete è stata buttata, adesso bisogna cominciare a raccogliere. Questo è importante, noi bisogna cominciare a tirare sulle reti e cominciare a trovare i NIS, gli Albert e tutta questa gente anche da noi, perché penso che nel gruppo ci siano, però bisogna solo andarli a scoprire, e per scoprirli bisogna farli partecipare. È chiaro che è difficile prendere uno dalla Basilicata e portarlo in Val d'Aosta a correre, però se comunque gli si crea un movimento all'interno della regione, per lui è più facile poi comunque confrontarsi. Tra un po' andremo a conoscere i ragazzi che ci hanno raggiunto questa sera. Nuova generazione, diceva Pasquale Parmigiani, e chiedo a Luigi Bielli, anche una nuova generazione non in tinta con il nostro studio, rosa, perché anche l'importanza delle donne, prima ne parlava anche Fausto Scotti, insomma, l'apporto della quota rosa nel fuoristrada. Sì, come numero negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le partecipazioni delle ragazze che si sono avvicinate a questo sport, a questa disciplina che, diciamola, è tutta d'inverno, quindi si va incontro a delle giornate abbastanza bruttine, a volte con la neve, con il ghiaccio, con il freddo intenso, a volte si cambiano nell'auto dei propri genitori, della propria squadra, in attesa che magari fanno una prova del percorso oppure di attendere di mangiare un minimo di pasta, quindi le vediamo abbastanza in difficoltà, ma gioiose e festose al traguardo, che dopo aversi superato e magari aver avuto una difficoltà tecnica, magari si sono un po' sbirciate tra di loro e poi invece si abbracciano amorevolmente. Ma di tutto questo ne godiamo noi come tecnici, come gruppo, che praticamente ne vediamo un folto numero che arriva e che quindi potremo avere modo di vederle primeggiare anche in maglia azzurra in futuro. Ce lo auguriamo. Andiamo a conoscere i ragazzi, parliamo da te che hai già il microfono, nome, cognome, età e la provenienza, ovviamente, da dove vieni. Mi chiamo Francesco Labrozzi, vengo da Pescara e ho 15 anni. Mi chiamo Jacopo Cortese, vengo da Fontanelle di Atri e ho 12 anni. Complimenti per il nome. Io mi chiamo Giovanni Angelozzi, vengo da Torricella Sicura, provincia di Teramo. Quanti anni hai? Ho 14 anni. 14. Mi chiamo Fabio Angeletti, e vengo da Pescara e ho 15 anni. Mi chiamo Di Silvestre Simone, vengo da Carpineto, provincia di Pescara e ho 14 anni. E siamo arrivati. Mi chiamo Gioia Foschini, vengo da Penne in provincia di Pescara e ho 14 anni. 14 anni, poi davanti c'è Clemente che forse a livello di età è un po' più su. 15-16 anni. 15-16 però. Anni però è un bel movimento, vero Clemente? Ti passate il microfono. Sì, buonasera a tutti. Certamente questo è un buon movimento. Prima Pasquale diceva del quarto posto che alla Coppa Italia l'Abruzzo ha raggiunto, quindi diciamo che ci si muove bene, dai. Pedante è uno le soddisfazioni ce le ha in casa. Sì, Francesco. Pedante comunque è uno dei pionieri della mountain bike in Abruzzo. Nei primi fine anni 70 probabilmente fu uno dei primi a praticare questa attività sportiva, lo ha fatto per tanti anni, raggiungendo anche ottimi risultati come atleta. E adesso c'è appunto il figlio Francesco, e forse Francesco è uno dei tanti corridori abruzzesi che fa strada, soprattutto un'attività di vertice, che però fai anche durante l'inverno molto molto ciclocross. Guarda, Francesco, ti chiedo di essere rapido perché poi un paio di domande flash da fare a Fausto Scotti proprio in chiusura. Sì, sicuramente faccio ciclocross in funzione della strada, però vedo che comunque ho ottimi risultati in ambedue le parti, mi diverto l'inverno, poi sicuramente il cross ti dà quel qualcosa in più in gruppo che la strada non avrai mai. Assolutamente.
Complimenti Francesco, in bocca al lupo. Due domande rapidissime. E ma... una se posso farle a ma io. Guarda, abbiamo un minuto e 13 secondi. Posso se rispondere a tutte e tre? In privato. Può rispondere a tutte e tre. Allora, la prima, da commissario tecnico. Maximilian Sciandri, sotto contratto, ci tiene la nazionale italiana di ciclismo su strada per un mese. Ne parlavo oggi proprio con Bettini, io penso che sia una scelta buona, una novità, e comunque io sulle novità ci credo, quindi sicuramente anche sarà... per così poco tempo? Secondo me sarà buona scelta, perché comunque in così poco tempo parliamo di una persona che vive nel mondo professionistico e quindi potrà scegliere meglio quegli atleti. La seconda, rapidissimamente, l'Italia diventerà mai una nazione tradizionalmente di ciclocross, con grande tradizione? Sì, ma già lo siamo, perché comunque Luci si affaccia e viene a vedere i nostri percorsi e le nostre gare dei circuiti nazionali, quindi i complimenti arrivano, noi siamo soddisfatti. Sì, e diciamo che la globalizzazione del ciclismo, Fausto, specialmente su strada, ha portato a farci conoscere nazioni come l'Australia, l'Inghilterra, il Sudafrica, l'Argentina. Nel ciclocross questo ancora non avviene. Il ciclocross è ancora uno sport troppo europeo. Secondo te perché? Ma diciamo che negli ultimi anni si parla già di 42 nazioni presenti ai mondiali, quindi in Coppa del Mondo siamo arrivati a 35, 28 nazioni, quindi si sta crescendo moltissimo. Consideriamo che è sempre una specialità che non è olimpica, quindi per molte nazioni non hanno tanto interesse ad investire, però comunque vi posso garantire che ci sono tantissimi soldi per guadagnare per gli atleti che fanno questa specialità. Perfetto, siamo davvero in chiusura. Io ringrazio, come di consueto, e lo ritroviamo giovedì prossimo, Luciano Robottini. Ciao Luciano. Buonasera a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo per la puntata numero 2. Poi ringrazio veramente sia Fausto Scotti, direttore tecnico della Nazionale Italiana di Ciclocross. Grazie a voi, buonasera a tutti. Che Luigi Bielli, grazie per essere stati in nostra compagnia. Saluto e ringraziamento a Pasquale Parmigiani, che ritroveremo sicuramente nel corso di quest'anno. Anche Francesco Pedante. Ciao Francesco, in bocca al lupo. A Clemente Pedante, anche lui lo ritroveremo magari nel corso di questa stagione. Ai ragazzi della Ferrometa dell'Abruzzo Mountain Bike. È tutto per questa sera, ci vediamo giovedì prossimo, sempre a partire dalle 21, sempre in diretta su TV6 con Velo.